a tutti amici di Tecmania, benvenuti in questo nuovo video. Oggi inauguriamo il nuovo canale con una guida che penso farà piacere a molti, e molti già ci avete chiesto come fare, nonostante noi avevamo già pubblicato la guida nel nostro sito tecmania.it, la trovate qui. Ma abbiamo ben pensato di fare il video proprio per spiegarvi ancora meglio i passaggi da fare per inserire il dito medio anche su iPhone. Allora, la procedura è semplicissima. Basterà farvi inviare l'emoji con da chi già ce l'ha, sia un utente Android sia iOS, perché magari già qualcuno ha fatto la procedura e ce l'ha anche su iOS. Basterà farvela inviare, andare su WhatsApp. Io ovviamente me la sono già fatta inviare dal nostro angelo, come potete vedere, che ha Android. Selezioniamo tenendo premuto l'icona, facciamo copia, poi andiamo in impostazioni generali, tastiera, abbreviazioni, il più in alto a destra. E qui fate molta attenzione perché l'emoji va copiata in frase, incollata qui, e in abbreviazione invece inseriamo la parola che scegliamo di, nel mio caso metto questa. Ok, salvato. Ci basterà tornare su WhatsApp, scrivere la parola. Vedete che già compare il simbolo che, ecco, già Antonio mi invia la sua. Comunque questo simbolo comparirà così prima di inviarlo. Una volta inviato invece, come vedete, funzionerà perfettamente. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Condividetelo, mettete mi piace e via dicendo. Vi do appuntamento al prossimo. E ciao.